Ciao a tutti ragazzi, io sono Cappello Rosanero e oggi siamo qui per parlare del calciomercato del Palermo. Forse non lo sapete perché, vabbè, in verità se ne stanno parlando un po' ovunque, ma a quanto sembra siamo estremamente vicini a Pietro Ceccaroni. Pietro Ceccaroni, ne avevo già parlato, mi pare, nel primo recap di mercato, come possibile papabile per un rinforzo di difesa, ma a quanto sembra la trattativa che lo sta avvicinando al Palermo è talmente concreta che praticamente per saltare deve cadere di un meteorite in testa, praticamente. Pietro Ceccaroni, ne avevo già un po' parlato prima, però facciamo un po' di infarinatura generale. Nato a Sarzana, in provincia di Spezia, il 21 dicembre del 1995, formatosi allo Spezia, dove ha giocato una partita nel 2014-15, sua prima presenza da professionista. Anzi, in verità c'era la stagione 13-14 con la Coppa Italia, sempre con lo Spezia. Poi è passato in prestito alla SPAL con 22 partite. È tornato allo Spezia, dove ha giocato con più regolarità, 16-17 con 20 presenze, 17-18 con 10 presenze. Poi è prestito al Padova con 16 presenze. E infine è passato al Venezia, dove è diventato in circa 4 anni il capitano della squadra. Ha giocato in totale 122 partite, segnando addirittura 7 gol. Prima della fine della stagione, durante gli ultimi minuti di calciomercato invernale, è passato in prestito al Lecce, dove ha giocato soltanto 2 minuti. Ora, che possiamo dire di Ceccaroni? Pietro Ceccaroni ha 27 anni, è alto 1,88 m, dovrebbe essere di circa 76 kg. Si tratta comunque sia di un difensore che, come avete visto, ha fatto quanti erano? 7 gol in totale. 7 gol, che comunque sia è un giocatore che fa gol, segna tanto. Ho visto alcuni suoi gol negli highlights ed erano praticamente tutti di testa. Quindi questo qui è un giocatore che sui calci piazzati è pericolosissimo. Prima io ho detto che c'è che coso lì, che Lucioni è pericoloso sui calci piazzati. Ecco, Ceccaroni è ancora più pericoloso sui calci piazzati. Quindi si tratta di un giocatore che di per sé ha una bella stazza fisica, non tanto possente perché il fisico è quello che è, ma comunque sia la sua presenza in area fra i difensori e gli attaccanti si fa sentire. Qualcuno potrebbe dire, ma ha giocato soltanto 2 minuti in Serie A con Lecce, insomma non è che la cosa ti faccia impazzire, va bene, ma davanti a lui aveva Baschirotto e Umtiti. Chi cazzo gli toglieva Baschirotto e Umtiti? Soprattutto Baschirotto che in un periodo di forma incredibile, Umtiti che... Vabbè, ha avuto i suoi infortuni, ma comunque sia adesso un giocatore del Barcellona. E si tratta comunque sia che le sue presenze in Serie A già le ha fatte col Venezia, ha fatto precisamente 34 partite in Serie A. Quindi ha giocato quasi interamente da titolare, nessuno gli ha detto niente. Si tratta quindi di un giocatore che ha esperienza e qualità. Non so purtroppo a quanto ammonta questo acquisto, perché si tratta di acquisto. Si è parlato all'incirca di 2 milioni di euro, non vorrei dire una minchiata, ma comunque sia più o meno lì siamo a livello di prezzo. Quella cosa che mi lascia un po', diciamo, preoccupato è la questione spogliatoio, perché col Venezia lui se n'è andato da capitano in maniera molto brutta. Da quel che ho letto ha avuto uno screzio con la dirigenza per questioni monetarie e ovviamente per cercare meglio che tipo di giocatore è Ceccaroni. Mi sono andato a vedere ovviamente alcuni siti, alcuni soprattutto pagine social riguardanti giocatore. Ad esempio, ho guardato su tutto Venezia Sport e i commenti erano questi. Ad esempio, qua c'è scritto: qualsiasi tifoso sarebbe stato indulgente con Ceccaroni dopo 2 buoni campionati, ma quello che ha fatto, detto e come si è comportato fino a gennaio deve essere, dopo essere stato imbottito di grana, ce l'ha fatto cadere sotto i tacchi, dice. A noi la società del mister, che vada dove lo vogliono, qui non lo vogliamo. Poi risponde sempre: è un buon giocatore, ma qui adesso ci sta sulle palle. Ha rinnovato dopo essere retrocessi, ma subito dopo ha iniziato a fare una serie di errori decisivi. Ad ogni partita diceva perché non aveva stimoli. Fino a farsi cedere a Lecce. Se restava ci buttava in C. È una cosa brutta. Poi si aggiunge altri utenti. Mancherà più o meno come un mal di pancia. Serve un passaggio. Un sacchetto di patatine e 2 birre anche calde ed è vostro. Cioè, ragazzi, capite che questo si tratta di un giocatore che... Questo segue i soldi. Uno potrebbe dire, cazzo a cazzo, sono giocatori, il loro lavoro anche quello. Non è che tutti si sfamano con le buone intenzioni. Ha bisogno di soldi, giustamente. Ma il Palermo ha un progetto, ha un'identità, ha un suo modo di fare. Se tu vieni a Palermo, che in questo momento sta puntando a diventare un... Non dico un big team, ma almeno una grande squadra di rilevanza nazionale.
Che cazzo viene a fare soltanto per i soldi? Vieni un po' per la gloria, vieni anche per essere uno dei protagonisti del successo del Palermo in promozione in Serie A. Magari potessi pure consolidarti in Serie A col Palermo, diventando un punto di riferimento. Verrai pagato, nessuno ti ruberà i soldi, ma Cristo Santo, almeno un po' di riconoscimento. Già sta cosa a me non piace, il fatto che i suoi tifosi non se lo ricorderanno per le cose buone che ha fatto, ma più per essersi comportato come un pezzo di merda. A me la questione spogliatoio, ambiente spogliatoio, per me è molto importante. Non è secondaria, per me è importante essere squadra in campo tanto quanto nello spogliatoio. Se questo qua ci rovina, porca puttana, siamo nella merda. Però spero di no, spero di sbagliarmi. Comunque sia, queste qui sono le mie considerazioni riguardanti Ceccaroni. Ho detto quello che potevo dire. Il video non è venuto molto lungo, anche perché non è che c'è molto di cui parlare. In verità non sarebbe manco sicuro che è del Palermo, ma le voci sono così insistenti su un suo passaggio al Palermo che ormai è una cosa che bisogna dare per scontata. Quindi, detto questo, io vi do appuntamento semplicemente ad un prossimo video, sperando che adesso inizieremo a puntare su altri giocatori, perché allora la difesa in questo momento per me, che facciamo finta che, come si dice in giro, Corini farà una difesa a 4, sarà Lucioni e Ceccaroni con buona probabilità. Poi ci saranno, vabbè, anche Nedel Charu, ci saranno forse Graves, non lo so, che faranno la rotazione, ma penso che siano loro due i nostri difensori centrali di riferimento. Poi a destra dovrebbe esserci forse Mateiu, a sinistra non lo so, perché bisognerebbe comprare un terzino sinistro, da quel che so, perché si era parlato, mi pare, di Quagliata, ma Quagliata è proprio un nome lì buttato a cazzo di cane, non l'ho preso in considerazione perché appunto è stata tipo mezza voce che c'è stata, ma nemmeno così tanto veritiera da quel che sembra. Quindi bisogna ancora completare il reparto difensivo per la sinistra, e poi bisogna puntare anche al resto della squadra, soprattutto in attacco, perché in attacco siamo molto carenti, abbiamo un bel problema in attacco. Detto questo, dicevo, io vi do appuntamento semplicemente ad un prossimo video. Ciao ragazzi!